Hai finito il tuo romanzo e adesso sei pronto a inviarlo a un editore. Te lo stampi, prepari il PDF per chi invece preferisce l'invio digitale, controlli che sia tutto in ordine e stai per spedire quando ti viene un dubbio. E se poi me lo fregano? E se poi l'editore me lo pubblica e io non lo so e non me lo dice, cosa posso fare? Cosa posso fare per tutelarmi? Il passo più ovvio può essere quello di andare a registrare il manoscritto alla SIAE. Altri invece preferiscono mandarselo via posta alla nonna, con raccomandate, mi raccomando. Altri lo mandano al proprio avvocato, lo danno al loro amico che studia legge, che sono sicuri che lo può tutelare, e in modo tale che tutto funzioni al meglio. Però non è proprio così, e non lo è per due motivi abbastanza pratici. Il primo è che non c'è un editore uno al mondo, non solo in Italia, in grado di sapere all'inizio, con anticipo, quale libro sarà un bestseller e quale non sarà un bestseller. Quindi gli editori non sono alla ricerca di un libro one shot, sono alla ricerca di scrittori e scrittrici in grado di tirar fuori 5, 10, anche 15 libri, e ogni volta che scrivono un libro e poi viene pubblicato, questo libro può vendere un po' di più di quello prima, perché lo scrittore e la scrittrice si sono creati un pubblico, si sono creati dei lettori, si sono creati delle persone che non vedono l'ora di leggere ciò che esce dalla loro penna. Il margine di guadagno su un libro è talmente piccolo che un editore non rischierebbe mai una denuncia, pagare le spese del processo, la brutta pubblicità e la brutta immagine per quelle poche migliaia di euro che si genererebbero rubando il libro a qualcuno, pubblicandolo e vendendone magari 5.000 copie. Sto parlando di un numero altissimo di copie, 5.000. Per uno scrittore in particolare esordiente, partire in Italia con 5.000 copie è un successo enorme. E un'azienda si metterebbe mai a rischiare la causa, a rischiare la faccia, a rischiare la pubblicità per guadagnare, non lo so, 6.000 euro? Ve lo dico io, no, non lo farebbe. Il secondo motivo invece è che registrare un'idea e dare il copyright a un'idea è davvero difficile, perché o siamo iper specifici e riusciamo a descrivere alla perfezione cosa sta per succedere, cosa sta succedendo e quali sono le cose che veramente animano la nostra storia, oppure le zone di grigio in cui ci si può muovere cambiando dei dettagli, cambiando poche cose, sono enormi. Vi faccio un esempio. Jurassic Park, che è un libro con un'idea e concept fortissima, cioè i dinosauri possono ritornare in vita, si è trovato il modo di ridare vita ai dinosauri. Se io andassi a registrare o cercassi di tutelare un'idea simile, ci sarebbero milioni di zone grigie in cui chiunque può muoversi e venirmi a prendere la stessa idea. Non sto registrando nulla, allora dovrei andare a registrare il fatto che si è trovato un modo per ridare vita ai dinosauri prendendo il DNA delle zanzare che sono state risucchiate dalla resina di quando c'erano ancora i dinosauri, resina che si è poi solidificata, è diventata ambra, hanno trovato le zanzare con dentro del sangue, e dentro il sangue hanno trovato del DNA, il DNA però non era abbastanza per costruire un dinosauro e allora ci hanno messo il DNA di un rospo. Bene, questa è un'idea che è difficile da rubare, molto specifica e molto precisa, ma se qualcuno facesse delle cose un po' più raffazzonate, prendendo semplicemente l'idea che si ridà vita ai dinosauri, non c'è più il plagio, non c'è più l'idea, e quindi non riusciremmo a tutelarla. Questi sono i primi due motivi che io vi direi da editore, quindi parlando in maniera professionale. Se invece dovessi parlarne al bar con un amico, dovessi fare quattro chiacchiere, io gli risponderei in maniera un po' più diretta, e i motivi sono parecchi. Il primo è che un libro, per essere figo, ha di solito tre possibilità. O ha una storia bellissima, una storia incredibile, una di quelle storie che quando vai in giro la gente ti dà pacche sulle spalle e dice: oh, sei bravissimo, questa storia ci devi scrivere un libro, questa storia ci devi fare un film, è incredibile, la voglio assolutamente leggere, vedere, fare qualsiasi cosa. La secondo tipo di libro che è molto bello ed è molto piacevole da leggere è il libro che è scritto davvero bene, cioè hai una lingua grandissima, una lingua quasi maestosa, una lingua che può innovare la narrativa contemporanea. Ecco, questa è la seconda possibilità, è un altro libro bello da leggere. La terza poi, che è la possibilità più comune, quella che accade più spesso, è che un libro sia scritto bene e abbia una storia molto importante, una storia interessante da leggere. Di solito queste due cose sono miscelate, ci sono dei libri che sono molto ben scritti e che hanno una storia che funziona ma non è fortissima, ci sono dei libri che hanno una storia maestosa e invece hanno una scrittura che può accompagnare la storia meglio, e poi c'è chi, come non lo so, Simenon, che riesce a prendere sia la lingua che la storia e portarli al livello più alto possibile. Ecco, quindi ci sono queste tre possibilità. Prendiamo per semplicità l'ultima. Hai scritto una storia fighissima e l'hai scritta da Dio. Se io fossi un editore, per quale motivo, al posto che rubarti la storia,
non cercherei di blindarti con un contratto stile quello di, non so, Messi a Barcellona o Mbappé al PSG. Io ti devo prendere e tenere a me. Fossi l'autore, l'unica cosa che dovresti temere da un editore è quella che arrivi, ti ammanetti un polso e si ammanetti a te con l'altro capo della manetta, in modo tale che tu non scappi più. Questa è l'unica cosa che devi temere, perché se tu sei davvero bravo e in grado di scrivere storie incredibili, scritte pure benissimo, io ti prendo e proprio ti blocco, sei mio per sempre. Adesso proviamo a prendere anche gli altri due casi. Hai scritto una storia che è fighissima, una storia che quando vai al bar e la racconti la gente si ferma intorno e ti ascolta e ti guarda e dice wow, che storia figa, che storia interessante. Quando la dice i tuoi amici dicono vabbè, ma quando è che la metti giù questa storia? Bene, la storia è bellissima. La lingua invece non è così forte, non sei fortissima a scrivere, magari è una lingua un po' semplice, una lingua che non ti convince eccessivamente. Detto ciò, prendi, lo mandi all'editore, l'editore dice cazzo, questa storia è incredibile, la voglio far scrivere. Bene, prendo l'idea, la correggo, sistemo tutte le parti che non funzionano, e ci sono sempre le parti che non funzionano a un primo invio di manoscritti, perché è giusto così, è normale, e anche perché sennò gli editor non avrebbero un lavoro e si estinguerebbero come i dinosauri di prima, tra l'altro, e la passerei a uno scrittore di cui già mi fido, uno scrittore che so che scrive bene, uno scrittore che magari ha già un piccolo pubblico che lo segue, o un grande pubblico che lo segue, e gli direi senti, scriverà tu, questa storia è una bomba. Quindi la nostra idea non verrebbe tutelata, anche possiamo fare qualsiasi cosa in questo caso per cercare di registrarla, tutelarla, no, viene presa, viene corretta, viene riscritta e lì siamo per terra. Il terzo caso invece è che tu hai una lingua fenomenale, una lingua bellissima con cui scrivi questa storia che però non è molto convincente, non è proprio la storia che può convincere di più un lettore. Per quale motivo l'editore dovrebbe prendertela e pubblicarla se ancora non funziona? Non potrebbe nemmeno farla scrivere ad altri, perché se l'anima della storia è la tua scrittura, devi essere tu a scriverla, e anche in questo caso nemmeno l'editor potrà fare molto, perché senza di te non potrà mai migliorare abbastanza il libro e quindi tornerebbe a far la fine dei dinosauri. Andiamo alla conclusione. Quanto serve registrare un manoscritto in SIAE? Quanto serve aver paura che un editore ci rubi il manoscritto? Serve allo stesso modo che può servire mandarlo alla nonna, mandarlo all'amico o mandarlo all'avvocato. Funziona che prima o poi la nonna si dimentica di dove è nascosto il tuo manoscritto, o l'avvocato tutti gli anni ti tira fuori una semplice fattura che adesso è elettronica, non è più cartacea, ma sempre devi pagare. Io quei soldi e quel tempo proverei a spenderli in libri, magari di qualche editore che ci piacerebbe ci pubblicasse, o di qualche autore che è fondamentale per la nostra scrittura, e il tempo in letture, in tempo passato a leggere, a goderci tutto quello che abbiamo davanti. Perché se il tuo romanzo vale, prima o poi ti squillerà il telefono e dall'altra parte ci sarà un editore, una casa editrice davvero figa che non vede l'ora di pubblicarlo e portarlo in libreria.